Buon pomeriggio e bentornati all'appuntamento con l'informazione. Il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, chiede che venga immediatamente ripristinato l'eliporto di Pescara, diventato un vero e proprio caso di mala gestio. Qualche minuto fa la differenza tra la vita e la morte dei nostri conterranei. Stiamo parlando di un'elisuperficie realizzata a fianco all'ospedale di Pescara che è sempre funzionata. Poi un bel giorno si inventano un bando di gara, acquistano un elicottero che pesa molto di più della capacità dell'elisuperficie e quindi l'elicottero, l'elisoccorso, è costretto ad atterrare all'aeroporto di Pescara. Atterrando all'aeroporto di Pescara, il paziente, parliamo di poli traumatizzati, sono costretti a salire a bordo di una navetta ambulanza privata, passare nel traffico cittadino, quindi perdere minuti importanti ed arrivare in pronto soccorso. Tra l'altro la navetta non è medicalizzata, quindi il medico a bordo dell'elicottero deve scendere, salire in un'ambulanza, trasportare il paziente in pronto soccorso, ritornare in aeroporto e poi salire nell'elicottero. Questo tempo impedisce all'elicottero di andare a fare altri interventi importanti, soprattutto le aree interne che sono state penalizzate e sprovviste di parte essenziale dell'assistenza sanitaria di base. Non solo, questa navetta di ammontare importante, un'ambulanza di una società privata, ci costa 3.800 euro al mese più 0,39 centesimi a chilometro, con il costo che si è speso per pagare questa navetta privata, avrebbero potuto e dovuto mettere a norma l'elisuperficie che si trova, insiste, a fianco all'ospedale di Pescara. Questa è una cosa importante, noi abbiamo denunciata in passato, non è cambiato nulla, l'elisuperficie ancora non ha norma, non può sostenere e portare il peso dell'elicottero, quindi reiteriamo la richiesta all'amministrazione regionale attuale, al presidente Marsiglio, all'assessore regionale alla sanità Verì, di mettere a norma immediatamente, far partire i lavori. Questo può salvare la vita di una persona. Saranno Penne e Civitella Casanova i due comuni dell'area Vestina che riceveranno importanti finanziamenti dalla Regione Abruzzo per quanto riguarda i danni del maltempo del 2017. Altre opere saranno finanziate con la seconda e terza annualità. Il servizio di Vestina News. Il presidente della giunta regionale Marco Marsiglio, con comunicazione al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, ha assegnato nei giorni scorsi 62 milioni di euro come prima annualità ai comuni fuori cratere per far fronte alle emergenze del maltempo del 2017. A giovare di questa opportunità sono stati due i comuni dell'area Vestina, Penne e Civitella Casanova. Il comune guidato da Mario Semproni, che ricorderete si fece carico di ospitare il centro operativo dei soccorsi per l'emergenza di Rigopiano, vedrà finanziato tre interventi: la strada comunale di Contrada Collemaggio, a cui sono stati destinati circa 1.200.000 euro, la strada comunale di Contrada Domera, per una somma pari a circa 650.000 euro, e la riqualificazione del palazzetto dello sport di Contrada Campetto, dove anche qui sono stati destinati 650.000 euro, per la ricostruzione della pista ciclopedonale, la realizzazione del nuovo manto stradale, la messa in sicurezza degli impianti, palatenda e palasport, l'installazione della segnaletica orizzontale e verticale, nonché la sistemazione di arredi e del verde. È solo una prima tranche di finanziamenti, ha detto attraverso il canale ufficiale Facebook del comune il presidente del Consiglio Comunale e delegato alla Protezione Civile Antonio Baldacchini. Altri interventi saranno inseriti successivamente, come la realizzazione di una nuova strada a Collalto e il rifacimento della viabilità in Contrada Flagnano e Rocca Finadamo. I lavori dovranno essere appaltati entro la fine dell'estate per non vedere persi i finanziamenti assegnati. Per quanto riguarda invece il comune di Civitella Casanova, la Regione Abruzzo ha stanziato circa 2 milioni di euro per la messa in sicurezza di due frane che interessavano il paese in maniera importante. 800.000 euro per il dissesto idrogeologico di via Fratelli Granchè, versante nord, e circa 1.200.000 euro per capoluogo versante orientale. Buone notizie anche per gli altri anni a seguire, come annunciato anche dal presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Infatti, a questa prima annualità ne seguiranno altre due, fino ad arrivare ad un totale di 202 milioni di euro stanziati per i comuni della nostra regione. Sono gli stessi della rapina ai coniugi Martelli, gli autori dei numerosi furti messi a segno a Lanciano ai danni di bar e tabaccherie a settembre scorso. La procura ha chiuso le indagini, sotto accusa i sei romeni. Ascoltiamo.
Dopo il rinvio a giudizio richiesto per la cruenta rapina ai coniugi Martelli, la procura di Lanciano ha chiuso le indagini anche sulla serie di furti commessi in città a settembre scorso ai danni di bar e tabaccherie. Sotto accusa è la stessa gang rumena, i fratelli Ion e Costantin Turlica e il loro cugino Aurel Ruset, che vivevano a Lanciano a Corso Roma, Alexandru Colteanu, Adrian Martin e Gheorghe Ghiviziu. Secondo gli inquirenti, la stessa banda creò un clima di insicurezza in città a causa dei furti commessi uno dopo l'altro nel giro di un paio di settimane, dal 5 al 20 settembre, per poi culminare all'alba del 23 con la violenta aggressione al medico in pensione e alla moglie. Sono loro che rubarono sigarette, gratta e vinci e monete dalle slot machine con irruzione nei locali, spaccando le vetrine. Un bottino complessivo quantificato in circa 40.000 euro tra il bar Manhattan in via Rosato, l'Eni Caffè a Sant'Onofrio, Sosta Gustosa, il bar Elisa in via Pertreglio e infine a Castelfrentano il bar sotto i portici. I sei rumeni, che nelle immagini della videosorveglianza dei locali si vedono agire generalmente in gruppi di 3 o 4 per volta, erano sotto controllo dei carabinieri di Lanciano. Nelle auto usate dai banditi, i militari avevano installato un segnalatore GPS. L'accusa nei loro confronti è di furto aggravato. In città in quel periodo furono commessi altri furti analoghi, anche a Santa Maria in Baro. I militari della Forestale hanno sequestrato un materiale inquinante, tra cui amianto a tocco da Casa Aurea. La procura di Pescara indaga sui responsabili. Per noi Samuele Mucci. Il lavoro per la Forestale non finisce mai. Durante un controllo sullo stato di usura dei piloni autostradali A25, sulla scarpata della strada comunale Sant'Angelo a tocco da Casauria, i militari hanno rinvenuto e sequestrato materiali inquinanti, tra cui 25 lastre di Eternit contenente amianto, materiale di imballaggio in cartone e plastica e altre sostanze dannose per l'ambiente, tutti nascosti sotto la vegetazione. Avendo trovato tra i rifiuti, spiega il comandante del gruppo Carabinieri Forestali di Pescara, dei particolari riferimenti a ditto o persone, ci aspettiamo di trovare i responsabili di questa ennesima violazione del decreto ambientale del 2006. La procura di Pescara, non avendo ancora individuato i responsabili, ha aperto un fascicolo a carico di ignoti e, inoltre, i materiali inquinanti sono ora stati posti sotto la custodia giudiziaria del sindaco di Tocco da Casauria. Ed ora la politica. Il consigliere comunale di Pescara, Fabrizio Rapposelli, ha lasciato Forza Italia per passare a Fratelli d'Italia. Il passaggio al partito è stato ufficializzato questa mattina. È stato ufficializzato questa mattina il passaggio a Fratelli d'Italia dell'ex forzista Fabrizio Rapposelli. Sono estremamente contento di questo rientro, di questo ritorno a casa, nel senso che per me Fratelli d'Italia rappresenta la naturale prosecuzione di una mia precedente esperienza in Alleanza Nazionale e quindi sento proprio dentro tutti i contenuti che questo partito esprime e porta avanti veramente da tempo. Inoltre in Fratelli d'Italia io ritrovo un gruppo assolutamente coeso di amici innanzitutto e secondo di amministratori capaci, lungimiranti e soprattutto molto concreti nell'amministrazione della cosa pubblica. Io ho avuto in passato una lunga esperienza dal 2009 al 2014 come vicepresidente della provincia insieme a Guerino Testa, che era il presidente, io ne ero il vice, assessore all'edilizia scolastica. Credo che col mio ingresso oggi e quindi con il fatto che Fratelli d'Italia acquisisce di fatto il gruppo più importante come opposizione all'attuale amministrazione di centrosinistra, questo è sicuramente un buon viatico per le prossime elezioni amministrative di Pescara che si terranno il 26 maggio. Con l'occasione il partito di Giorgia Meloni ha presentato un'iniziativa per coinvolgere la cittadinanza sui temi da affrontare per migliorare Pescara. Iniziamo con questi Zebo che andremo in tutti i quartieri della città di Pescara ascoltando la gente, non imponendo le nostre volontà ma ascoltando quello che la gente vuole. Abbiamo 15 quesiti da porre alle persone, raccoglieremo dati, informazioni, opinioni per far sì che chiunque sarà il sindaco di Pescara metta in programma determinate cose su cui Fratelli d'Italia non sarà transigente.
È stato ufficializzato questa mattina anche l'ingresso di Giuseppe Bruno nel gruppo consigliare dell'Unione di Centro al Comune di Pescara. Il passaggio all'UDC è un passaggio assolutamente naturale, in quanto è anche un ritorno un po' al passato. Io nel 2003 sono già stato candidato ed eletto in consiglio comunale con la lista dell'UDC ed è un proseguimento, diciamo, di un cammino di una persona impegnata in politica cattolica, democratica e liberale. L'impegno prosegue per il bene della nostra città, sperando che questo nuovo raggruppamento, questo nuovo partito, questo partito dell'UDC possa avere il successo che certamente merita nei confronti della nostra città. Il centro-sinistra per alcune tematiche, a mio avviso, non ha dato risposte sufficienti alla città. Penso all'ultima anche delibera sull'area di risulta che forzatamente contro i commercianti, contro, non dico tutta, ma quasi tutta la città si vuole per forza tentare di mettere in atto questo progetto. Penso all'ultima delibera ritirata sulla problematica dei Deor. Penso alla situazione di Piazza Muzzi che non è mai stata risolta e che invece andrebbe assolutamente risolto. Sono tematiche alle quali il centro-sinistra non ha dato risposta. Un centro-sinistra che si sta disgregando al proprio interno, si parla di una miriade di candidati per quella coalizione, quindi noi crediamo che il rilancio della nostra città passi attraverso una nuova coalizione dove speriamo che il partito dell'UDC sia fondamentale e determinante per la vittoria, magari anche al primo turno. Inadempienza contrattuale potrebbe scattare la revoca della concessione per i gestori delle piscine comunali Le Gemelle a Lanciano. A paventarlo è il sindaco Mario Pupillo dopo aver incontrato i 40 dipendenti e collaboratori della struttura comunale affidato a Vincenzo Serraiocco di Pescara. Incrociano le braccia a Lanciano i 40 dipendenti delle piscine comunali Le Gemelle che denunciano una situazione di precarietà dal cambio della gestione avvenuta luglio scorso. Clienti presi alla sprovvista davanti ai cancelli chiusi in via Gabriele D'Annunzio leggono attentamente le ragioni della protesta che non giunge a ciel sereno. Il sindaco Mario Pupillo richiama il gestore ai doveri contrattuali, pena, dice, la revoca della concessione. L'amministratore unico Vincenzo Serraiocco di Pescara non si è presentato all'incontro convocato dal sindaco a Palazzo di Città il 15 marzo scorso. Un prossimo incontro è stato convocato per lunedì 25 marzo. Io mi sono sentito ovviamente con i dipendenti delle Gemelle già da un paio di settimane che hanno preannunciato questa situazione di sofferenza. Ho convocato il gestore per venerdì scorso, non ho avuto nessuna risposta. L'ho riconvocato con urgenza per lunedì e poi eventualmente andremo avanti facendo rispettare la convenzione che prevede anche la rescissione del contratto in caso di mancanza o di carenze sia tecniche, organizzative o economiche. È una situazione delicata, è una struttura che ha funzionato, funziona molto bene e quindi mi sembra strano che ci siano questi problemi. Evidentemente bisogna rivedere qualcosa, noi saremo attenti perché in quella struttura lavorano tante persone, ma soprattutto perché fa un servizio veramente di eccellenza per questo territorio e quindi essendo noi proprietari di questa struttura dobbiamo far sì che vengano rispettate tutte le norme contrattuali della convenzione. In occasione del centesimo compleanno di Ferlinghetti, la neonata associazione culturale La Casa della Poesia Gabriele D'Annunzio organizza per lunedì 25 marzo un incontro per ricordarlo. Quello che presentiamo ora è il secondo degli eventi, dopo La Poesia ci salverà. Lunedì prossimo organizzeremo un nuovo evento, 20 poeti per Ferlinghetti, in occasione del centesimo compleanno del grande poeta della Beat Generation che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere e di ospitare in giro per il mondo. Ci ha mandato anche un audio messaggio che faremo ascoltare. 20 poeti leggeranno altrettanti componimenti di Ferlinghetti, mentre i poeti e gli studenti dell'Università D'Annunzio del corso di laurea in lingue leggeranno le stesse poesie in lingua inglese. Ci saranno anche alcuni poeti che hanno conosciuto Ferlinghetti e che quindi parleranno di questo straordinario testimone del Novecento. È stato un grande poeta. Infatti il giorno del suo compleanno, cioè domenica prossima, pubblicherà l'ultimo suo libro, The Little Boy,
il piccolo fanciullo, il piccolo ragazzo, che racconta un po' tutta la sua storia. È stato un grande poeta, un editore importante, un promotore della cultura e anche un artista, un grande testimone del nostro tempo. Giovani artisti europei animeranno con attività culturali i comuni della Valle delle Abbazie e del Medio Vomano. Si tratta del progetto Refresh, cofinanziato dall'Unione Europea, che permetterà a 48 artisti di creare nuove opere in luoghi per rinfrescare il patrimonio artistico del territorio. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Prosegue il progetto Refresh, che porterà giovani artisti europei nella Valle delle Abbazie. Partner locali sono i comuni del Medio Vomano, Basciano, Canzano, Cellino Attanasio, Cermignano, Notaresco e Penna Sant'Andrea. Si tratta di un progetto ambizioso che punta a far fruire del patrimonio culturale in maniera diversa, a tessere relazioni più strette con il pubblico, a sostenere l'interazione tra patrimonio culturale, organizzazione di artisti e pubblico con diverse esperienze formative. Abbiamo pensato, come Itaca e appunto all'interno di questo progetto, di organizzare tutta una serie di manifestazioni, di eventi e di seminari culturali. Da qui a luglio abbiamo corsi di scrittura creativa, corsi di fotografia, abbiamo seminari, corsi di teatro, spettacoli teatrali gratuiti a tutti. Quindi io vi invito a seguirci sui nostri social, quindi su Itaca Sviluppo e su Refresh. Il progetto di mobilità internazionale, il progetto Refresh, prevede appunto la possibilità di giovani artisti appartenenti ai quattro paesi partner che hanno aderito al progetto di muoversi, di viaggiare, di lavorare, di studiare, di vivere tutte quelle realtà locali e professionali che rappresentano l'identità di questi quattro paesi. Ricordo, questo è un progetto europeo finanziato direttamente dalla Commissione europea su 21 progetti europei ed è l'unico abruzzese finanziato, quindi è una certificazione di qualità forse la più alta che si poteva ottenere. E io invito anche a riflettere tutte le istituzioni locali sul potenziale che questa valle delle Abbazie può realizzare nel tempo, che è un potenziale sicuramente artistico, un potenziale culturale, turistico e di conseguenza economico. Quindi veramente l'invito è a riflettere sulle qualità del territorio in cui viviamo. Apriamo la pagina sportiva con la Serie B. Seduta di allenamento pomeridiano per il Pescara al centro Vessina di Montesilvano, sempre senza cinque nazionali. Da verificare in questi giorni le condizioni dei vari Monachello, Del Sole, Del Grosso e Crecco, che devono smaltire alcuni acciacchi riportati nel corso di questa settimana di lavoro. È rientrato in gruppo il capitano Gaston Brugman, pronto a tornare in campo domenica prossima a Lecce. All'inizio della prossima settimana conta di tornare in gruppo anche il difensore Ugo Campagnaro, che ascoltiamo. Ugo Campagnaro, intanto quali sono le tue condizioni? Bene, adesso sto migliorando e il flessore sta migliorando giorno dopo giorno. Per la prossima settimana penso di rientrare con la squadra per fare la settimana completa e riuscire ad essere disponibili contro il Lecce. Appunto, Lecce e Palermo sono due partite particolarmente importanti. Sì, l'importante sono tutte quante, però queste qua ce li troviamo lì con noi e davanti a noi, dunque sono più belle magari da vedere, da giocare, però alla fine sono sempre tre punti, bisogna affrontarla al massimo perché sappiamo che sono squadre di molta qualità, però dobbiamo fare la nostra partita tranquilli senza pensare a tante cose. Nelle ultime due partite la squadra ha accusato una flessione, come mai secondo te? Ma ci stanno di queste partite che puoi fare durante l'arco del campionato dove magari sei in callo, però adesso la sosta ci viene bene, abbiamo lavorato benissimo in settimana, abbiamo un'altra settimana per lavorare ancora su quella partita del Lecce e poi per ricaricare le batterie e poi iniziare al massimo quella parte finale del campionato. Quindi, credete nella serie diretta o bisogna guardare soltanto l'obiettivo playoff, soltanto tra virgolette chiaramente?
Ma no, soltanto perché il playoff sarebbe già un obiettivo abbastanza buono, Serie A diretta magari si può sognare su questa cosa qua, secondo me ci sono delle squadre più attrezzate, però durante l'arco del campionato abbiamo fatto vedere che possiamo dire la nostra, però non bisogna puntare nessuna sull'altra perché alla fine ti crea delle pressioni. Noi dobbiamo essere tranquilli, però molto concentrato, dare il massimo ogni partita e riuscire a fare la massima quantità di punti possibile. I numeri dicono che pure a 39 anni sei un giocatore praticamente imprescindibile, questo immagino ti faccia piacere. Sì, mi fa piacere, però alla fine il numero a volte è anche una coincidenza delle partite. Quest'anno sono contento delle prestazioni perché sono andati quasi tutti bene, sono contento di questa cosa, però bisogna giocare da squadra, fare quello che stiamo facendo, che possiamo dire la nostra fino alla fine. Ci regalerei un altro gol di tacco prima della fine del campionato? No, è stato un caso, però sì, alla fine i gol dei difensori abbiamo visto anche con Scognamillo, aiutano tanto le squadre. Ogni tanto fare un gol anche ai difensori è una cosa importantissima per le squadre. Andiamo ora in Serie C. Il Teramo affronterà domani in trasferta la Giana Erminio, dovendo fare a meno dello squalificato Persia e dell'infortunato Armeno. Due squalificati anche tra gli avversari che devono rinunciare a Bonalumi e Piccoli. In casa biancorossa oggi ha parlato il direttore sportivo Sandro Federico. Il servizio di Ania Cantagalli. Teramo domani torna in campo, lo farà in casa della Giana Erminio prima di due trasferte consecutive per i biancorossi, sconti salvezza ancora per la formazione di Maurizi che deve provare a riscattarsi dal brutto KO interno maturato qui al Bonolis domenica scorsa contro la Virtus Verona. E alla vigilia del match quest'oggi non c'è stata l'attesa conferenza stampa del tecnico agenore Maurizi, ha parlato invece il direttore sportivo Sandro Federico dando anche la sua versione dei fatti su quelle che sono state le ultime sconfitte in casa della squadra. Un motivo particolare per cui siete qui oggi oppure? No, nessun motivo, solo per far stare tranquilla la squadra con l'allenatore, stanno facendo allenamento, quindi andiamo anche di fretta perché dobbiamo partire, allora è solo per questo, nessun altro motivo. Devo essere sincero, questa storia dell'aspetto mentale, psicologico, inizia quasi a stancarmi, ma perché? Perché sembra quasi voler trovare per forza una giustificazione. È una via d'uscita, no? Vabbè, fatto mentale. Vi do un dato che probabilmente qualcuno trascura. Nelle ultime tre giornate di campionato, cioè quando siamo ormai nel vivo della lotta per non retrocedere e nella lotta anche per vincere il campionato, nell'ultima giornata ci sono state 6 vittorie fuori casa e una sola vittoria in casa, l'ultima giornata. Nella penultima ci sono state 4 vittorie fuori casa, 3 in casa, addirittura nella 29esima giornata nessuna vittoria in casa con, mi sembra, 3 vittorie delle squadre in trasferta. Questo che vi fa capire che l'analisi deve essere anche più profonda, cioè anche l'equilibrio, la compattezza, il non subire l'avversario in questo momento, in un momento di grandissimo equilibrio di classifica e dove il risultato conta più che in un altro periodo, vale più l'essere equilibrati, compatti, non subire l'avversario che è un atteggiamento più offensivo. Per quanto riguarda la formazione titolare, sembra ormai certo il ritorno al 3-5-1-1 da parte di Maurizi, modulo di gioco già visto a Bergamo contro l'Albino Leffe, con De Grazia che agirà dunque alle spalle di una prima punta che dovrebbe essere Infantino, che sembra recuperato dopo un brutto ematoma al calcagno destro rimediato durante la gara contro la Virtus Verona. Se non dovesse farcela comunque Infantino, sarà presente al suo posto Sparacello. Per quanto riguarda invece gli altri due dubbi settimanali di Maurizi, Pacini dovrebbe vincere il ballottaggio con Lewandowski tra i pali e quindi essere titolare, il portiere titolare del Teramo. Allo stesso modo dovrebbe essere anche Polak titolare e vincere il ballottaggio con Altobelli in difesa. Poi un problema non dovuto a una distorsione è solo un trauma da Bonolis e vi spiego il perché. Perché purtroppo su questo manto ci sono delle lesioni o delle contusioni diverse da altri campi, cioè è un ematoma e quindi c'è lo schiacciamento
e quindi deve solo riassorbirsi l'ematoma, e quindi non è un problema, come dire, che rischia di ulteriormente peggiorare. Il 32esimo turno in Serie D vede in copertina la trasferta del Pineto sul campo della capolista Cesena. Impegni delicati per Giulianova, Vastese e Avezzano alle prese con la lotta per la salvezza. Sarà la sfida del Manuzzi tra Cesena e Pineto il piatto forte della giornata del campionato di Serie D. Una sfida questa che potrebbe rilanciare ancora di più le ambizioni di biancazzurri di Daniele Amaulo, oppure mettere un sigillo ancora più pesante sulla vittoria del campionato dei bianconeri. Il Pineto, dopo il pareggio senza reti contro il Notaresco, riavrà a disposizione Marco Pomante dopo il turno di squalifica, ma perde per lo stesso motivo Pepe. Saranno interessanti le scelte che il tecnico farà nel reparto avanzato. 7 giorni fa Cruz fu riferimento offensivo con Massa e Tomassini alle sue spalle, ma adesso c'è anche un Cerceluti in più ristabilito e desideroso di riassaporare magari dall'inizio il terreno di gioco. Il Cesena ha avuto il match ball lunedì sera, ma non l'ha sfruttato contro la Savignanese, anzi ha addirittura rischiato di capitolare. In più il Pineto ha già dimostrato come si battono i bianconeri nella gara di andata. Chi spera di trarre vantaggio da questo scontro è il Notaresco, che riceve la visita della Sangiustese, potendo di nuovo contare su Dalmazio e Fabriani. Mancherà però il bomber del raggruppamento Santiago Minella dopo il rosso ingenuo del Mariani Pavone, che ha la possibilità tra le mura amiche di consolidare la terza piazza dal ritorno proprio dei marchigiani, in un girone di ritorno che, fatto salvo il passo falso con il Matelica, ha visto il Notaresco far suo sempre il bottino pieno. Il Francavilla ha il secondo impegno interno consecutivo contro la pericolante Forlì. Marachini ha qualche problema di formazione, Mele out per squalifica, e c'è la possibilità che il tecnico faccia giocare uno tra Bolocca e Bellanca, mentre le vere cattive notizie vengono da Cafiero, che si è infortunato domenica scorsa e rischia di averne per molto tempo. A rischio ci potrebbe essere il finale di campionato, ma nel frattempo in difesa giocherà l'Under Gallo. Alfa D di Giulianova però forse la gara più affascinante, soprattutto per le implicazioni di classifica, di una sfida che vedrà i giallorossi affrontare un campo basso pericoloso e impegnato in una rincorsa agli spareggi che è quasi disperata. Il Giulianova invece ha grandi problemi davanti: Tozzi Borsoi non è al meglio, Di Paolo è squalificato, e allora Bolza dovrà trovare le risorse per far male ai molisani in altro modo, perché il cuscinetto rispetto alla zona calda c'è, ma non è tanto ampio per poter dormire sonni tranquilli. Il campo amico deve essere un'arma in più per il Giulianova, che deve guardarsi soprattutto dietro. Le situazioni più delicate a Vasto e ad Avezzano. In casa aragonese ennesima tegola con il nuovo infortunio per Daniel Giampaolo, che saluta la stagione proprio nel momento in cui doveva tornare in campo. Davvero maledetto questo campionato per l'attaccante, che non potrà dare una mano ad una formazione entrata in un vortice che più negativo proprio non si può. Senza Leonetti squalificato e con Matalone infortunato come Giampaolo, la trasferta di Monte Giorgio è delicatissima, soprattutto dopo le tre sberle rimediate a campo basso. Infine l'Avezzano, che invece in casa ha un'opportunità unica di battere la Jesina e rimediare al passo falso di Forlì di 7 giorni fa. Il De Marzi ha regalato qualche soddisfazione in più ai biancoverdi, che riavranno Manari davanti, mentre i Leoncelli saranno privi di Iabré. Fischio d'inizio per tutte le gare alle 14.30, unica eccezione proprio Cesena. La gara del Manuzzi infatti al via alle 15. L'appuntamento con l'informazione termina qui, vi ricordo che potrete rivedere i nostri servizi sul sito internet www.tv6.it. Appuntamento con l'informazione alle 19, buon proseguimento di giornata.